Ok, ciao a tutti. Allora, io spero che riusciate a vedermi. A questo punto qua, niente, allora dovrei aver attivato tutto, quindi le chat, eccetera. Io sono Alessandra e do il bentornato a tutti quelli che sono già stati con noi nelle precedenti lezioni e do il benvenuto invece a quelli che sono nuovi. Allora, intanto che aspettiamo che pian piano la gente entri, che arrivi, vediamo appunto non so se avete voglia di dirmi da dove venite, magari i vostri nomi, così mi sento un po' meno sola. E niente. Per cui, così intanto nel frattempo, aspettiamo che un po' di gente. Un po' di gente comincia. Beh, a questo punto vi racconto io chi sono. Io sono Alessandra e sono qua di Torino. Oggi è una giornata bellissima e spero di potervi allietare per una mezz'oretta, 40 minuti che saremo insieme. Oh, ecco, vedo che ci sono degli spettatori simultanei, quindi vuol dire che non sto più parlando da sola. Ciao, allora se avete voglia di scrivermi come vi chiamate, non so da dove venite, così nel frattempo che il numero accresce, wow, siamo già 8, fantastico, così almeno non mi sembra di parlare più completamente da sola. E niente, spero che siate già riusciti a scaricare Krita, ma nel caso adesso poi appena siete un numero un pochino più consistente Allora, bene, siamo già 18. Allora, ecco, ciao Andrea, ciao, ecco, grazie, perfetto, grazie mille che mi state scrivendo, così almeno so che non sono la sola. Vi saluto tutti quelli che mi hanno scritto. Perfetto, allora qua mi dicono di aspettare ancora un attimo, quindi ciao Gioele, vedo i vostri nomi, quindi cercherò di leggere. Ciao, ciao a tutti, ciao Ale, e sei anche tu di Torino, fantastico, ciao Maela, allora oggi vediamo un super sole, ciao Matti, ciao Francesco, io intanto che la gente comincia ad arrivare, vi saluto uno per uno, poi comincerò invece a spiegarvi un po' cosa facciamo oggi. Ciao, 7 anni, tu sei piccino. Ciao Francesca, ciao Lorenzo. Perfetto, quindi un sacco di. Ciao, grazie. Perfetto, ciao Dalila. Perfetto, sono proprio contenta. Grazie che mi scrivete perché prima mi sembrava un po' di parlare con uno schermo vuoto, invece tra un po' lo riempiremo. Intanto magari vi mostro cosa ho fatto ieri, così dopo cercheremo di fare anche noi una cosa simile. Diciamo che le mie doti da artista possono evidentemente migliorare, però ci proviamo, ecco, diciamo così. Allora, adesso sono le 11:35, siamo già a 30 spettatori simultanei, quindi ciao, ciao Nausica, ciao Anita, ciao a tutti quelli, io ho 9 anni, fantastico, ciao, ciao Simo. Ok, allora, io a questo punto direi che aspettiamo ancora un minutino mentre mi mandate gli ultimi saluti, così poi iniziamo. Allora, nel frattempo, magari mentre aspettiamo, volevo sapere se siete, spero che abbiate tutti scaricato. Ciao Martina, ciao Dorodea, sono la sorella di Franci, ciao! Ciao a tutti. Allora, stavo dicendo, io spero che effettivamente abbiate già scaricato Krita. Per chi non l'avesse scaricato, magari vi fate aiutare un attimo dai genitori. Andate su internet ed effettivamente dovreste avere ciao, ciao Giovanni, Gabri, Patrizia. Oh, un'altra che viene da Torino. Guarda, ciao a tutti. Ciao Fabri. Perfetto. Allora, comunque, dicevo. Se per caso qualcuno non l'avesse ancora scaricato, basta andare sul sito di Krita, sul download, e tecnicamente dovrebbe già darvi l'installer per il vostro PC a seconda del sistema operativo che avete. Io a questo punto spero che effettivamente l'abbiate scaricato, era solo per farvi vedere un po' la pagina. A questo punto stavo anche dando un'occhiata alla chat, direi che adesso siete un bel numero.
Quindi vi saluto tutti, ora non riuscirò più a salutarvi uno per uno, perché così cominciamo. Quindi a questo punto la prima cosa che facciamo è intanto aprire effettivamente Krita. Quindi questo è quello, questo vabbè è un disegno che ho provato a fare ieri io per poi spiegarvi un po' le cose. Allora, la prima cosa che vorrei fare, se siete tutti pronti, quindi ora spero veramente che siate super pronti, è quello di cambiare la lingua, perché se l'avete scaricato probabilmente ce l'avete già in italiano. Se così non fosse, allora a questo punto andate su... Allora, se ce l'avete già in italiano, siamo a posto così, non toccate nulla. Per quelli che, come me, avessero la lingua settata sull'inglese, quindi leggerete Settings, allora a questo punto schiacciate su Settings, Switch Application Language, e a questo punto dovrebbe, ecco, esatto, aprirsi una finestrella così, schiacciamo su italiano così è più comprensibile a tutti, facciamo ok, ridiamo l'ok, a questo punto però bisogna chiudere Krita, perché sennò rimane in inglese, e a questo punto, sì, ok, a questo punto lo riapriamo, quindi dovreste avere tutti questa simpatica iconcina qua sul desktop, se no lo cercate nella barra di ricerca, Krita, con la K, mi raccomando. Adesso un secondino che si riapre e così possiamo partire. Quindi io spero che adesso abbiate tutti la lingua selezionata in italiano, o per quelli super bravi lo potete lasciare in inglese ovviamente, però io ho deciso che per stavolta ve lo faccio vedere in italiano. Allora, la primissima cosa che dobbiamo fare è creare un nuovo file, ok? Quindi io spero adesso che siate tutti super 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 pronti. E partiamo, quindi io ci sono, spero che ci siate anche voi, per cui si parte. Allora, bisogna creare un nuovo file, il nuovo file lo si crea o partendo da qua dove c'è scritto nuovo file oppure qua in alto. Per l'apri file, magari ve lo faccio vedere dopo ma ve lo accenno, l'apri file serve per aprire un file tipo questo qua, prova che avevo fatto io, per continuare a disegnarci sopra. Quindi se noi vogliamo crearne uno nuovo, che è quello che faremo tutti insieme, schiacciamo su nuovo file. Perfetto, allora a questo punto qua non tocchiamo nulla, lasciamo su documento personalizzato. Krita è veramente un tool molto molto potente, quindi si possono fare tantissime cose. Oggi diciamo che l'idea è di farvi vedere un po' come funzionano i bottoni, diciamo quelli più interessanti e quelli più utili. E proviamo a fare un disegno, magari voi sarete sicuramente migliori di me, un po' come quello che vi avevo fatto vedere prima con quelle due sorti di casette. Due sorta di casette e i soli colorati. Quindi facciamo crea, per cui qua non toccate nulla e facciamo solo crea, e a questo punto dovrebbe aprirsi, esatto, una schermata bianca come questa qua. Allora, la prima cosa che voglio su cui facciate attenzione è che qua sulla destra dovreste vedere diciamo due livelli, il background e il livello 1. Voi dovete essere selezionati sul livello 1. Stavo leggendo un po' di commenti, io spero che siate riusciti tutti a collegarvi, mi spiace, purtroppo come youtuber sono alle mie prime armi, quindi abbiate pazienza e sicuramente con il tempo diventeremo sempre più bravi, quindi comunque io appunto spero che riusciate tutti a vederci correttamente. Allora, vi stavo dicendo, da questa parte qua avrete il background e il livello 1, siate certi di essere sul livello 1, sul livello 1 significa che effettivamente qua la barra è azzurrina, perché se io mi schiaccio sul background, il background diventa azzurrino, io voglio che il livello 1 sia quello su quello su cui sono selezionato. Scusate se ogni tanto vado a scatti, ma do anche un occhio alla chat se per caso qualcuno ha bisogno di qualcosa. Ok, allora a questo punto qua dovreste avere il foglio bianco. Se voi fate tasto destro, un po' come avevamo visto nelle precedenti lezioni, dovrebbe apparirvi una cosa del genere, spero che compaia a tutti, e diciamo che questo è il selezionatore, quello più veloce, diciamo così, quindi c'è la matita, c'è la gomma, ci sono varie tipologie di pennello, eccetera. Quindi io partirei con la matita, e vedete adesso io il colore selezionato è l'arancione, quindi questo è quello che farò. Ma adesso con calma cerchiamo di capire
tutti questi bottoncini, almeno i bottoncini quelli più interessanti, a cosa ci servono? Allora, in primis abbiamo detto che da qua possiamo creare un nuovo file, da qua aprirne uno già esistente, un po' come quello che avevo fatto prima, e da qua salvare le modifiche che stiamo facendo, ok? Dopodiché, se io ad esempio volessi tornare indietro, adesso faccio ancora qualche scrittina così, e dico, non mi piace questo qua, lo voglio cancellare, allora cosa faccio? Posso o cancellarlo con la gomma. La gomma, posso prendere la gomma da qua, quindi imposta la gomma per cui questa diventa una gomma, ok? Oppure posso di nuovo schiacciare il tasto destro come abbiamo visto prima, questa qua è la gomma e quindi posso cancellarlo così. Altrimenti, se io adesso lo cancello tutto, se io voglio tornare indietro quindi allo step precedente, quindi voglio che riappaia quello che ho appena cancellato, dato che o lo ridisegno da capo, ma non ha molto senso, oppure posso fare indietro. Vedete, con indietro lui torna allo step precedente. Se schiaccio ancora una volta indietro, riappare il pezzetto prima, se torno ancora indietro, riappare l'ultimo pezzo, e così via. Posso tornare indietro, 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 riscompare tutto perché non c'era ancora, se torno avanti, ricompare. Questo è solo per farvi capire un po' come funzionano avanti e indietro. Per cui, ma io sono assente, no? Ok, allora spero che tutti pian piano riusciate a scaricarlo, tanto c'è qualcuno in chat, c'è Marco che vi aiuta, per cui dovremmo riuscire pian piano a farlo partire a tutti, tanto per ora stiamo solo vedendo i vari bottoni qua in alto a che cosa servono. A questo punto qua, perché io ce l'ho in arancione? Perché effettivamente qua c'è selezionato l'arancione. Allora, questo tasto qua è molto carino perché io, vedete, c'è l'arancione e c'è il nero. Così, se io ad esempio adesso volessi disegnare in nero, tolgo la gomma, quindi deseleziono la gomma, schiaccio sul... Allora, scusatemi. Se io schiaccio sulla freccetta, vedete che adesso compare il nero e quindi... Allora, schiacciando sul tasto destro riprendo la matita perché effettivamente ero ancora sulla gomma. Voi potete capire, oltre al fatto che lo vedi dal puntatore, perché il puntatore della gomma è un rettangolo, mentre tipo la matita è quel cerchiettino lì, però qua effettivamente voi vedete cosa state selezionando, vedete che adesso qua c'è la matita. Ad esempio se io invece seleziono la gomma, qua cambia e diventa una gomma. Ok, quindi io rischiacciando sul destro riseleziono la matita. Stavo dicendo, se invece guardiamo questo bottoncino qua con i due colori, il nero e l'arancione, se io schiaccio sulla freccetta vedete che i colori si scambiano. Quindi se il colore, quello primario, chiamiamolo così, quello principale, è quello in alto a sinistra, per cui io adesso ho il colore nero, per cui dedurrete che se adesso io provo a disegnare, il colore sarà nero, ovviamente, quindi adesso per fortuna, se no che gaffe. Quindi, se invece io decido, no, adesso rivoglio colorare in arancione, basta che io schiacci la freccetta, adesso il colore principale è l'arancione e quindi torno a colorare con l'arancione. Però voi direte, ma io non voglio colorare solo in arancione e in nero, e avete pure ragione. Quindi a questo punto cosa facciamo? Noi schiacciamo sull'iconcina, ok? Ah, una cosa importante, perché io ho cambiato la visualizzazione, probabilmente in questo momento voi vedete tanti quadratini, se siete arrivati più o meno a questo punto, spero di sì. Magari ve lo riapro così lo rivedete il passaggio, perché questo è importante per le impostazioni. Io schiaccio su questo, su uno dei due quadratini, è indifferente, se schiaccio sul quadratino nero vuol dire che andrò a cambiare il colore nero, se invece schiaccio sul quadratino arancione cambio il colore arancione. Diciamo che ci teniamo il colore nero sotto e cambiamo il colore arancione. Allora, tecnicamente io immagino che voi non abbiate questo tipo di visualizzazione, ma abbiate qualcosa del tipo così, che però secondo me è un po' scomodo perché si vedono troppo, cioè sono tutti gli stessi colori che vedevamo prima, però in un ordine un po' difficile da capire, è difficile trovarsi i colori. Quindi secondo me, allora se voi schiacciate, allora dovreste avere questa tabellina qua con tutti i colori, se voi schiacciate qua sotto, in basso a sinistra, vi si apre un menu a tendina e se voi, allora potete scegliere quello che più vi piace, ce ne sono differenti, personalmente trovo che quello più comodo è questo qua, swatches, ok?
che questo qua, almeno vedete, tutte le gamme di colori sono vicine, per cui tutti i verdi sono vicini, tutti i gialli sono vicini, gli arancioni e così via. Per cui spero appunto, cioè in senso, spero siate riusciti a cambiarlo, dovreste averlo cambiato, oppure potete lasciare quello che c'era prima, è indifferente rispetto a come piace più a voi. Allora, a questo punto voi potete selezionare qua il colore, ok? Quindi questo è una sorta di violaceo, di bluette, eccetera. E poi in realtà potete andarlo a spostare, e quindi qua vi spostate, diciamo, nella griglia, quindi magari lo voglio un po' più blu, e poi qua vi spostate, diciamo, sullo scuro e il chiaro dello stesso colore, ok? Quindi se io giro qua attorno, ok, mi muovo nella griglia però cambiando i vari colori. Nel momento in cui ho deciso di che colore lo voglio, posso poi decidere, diciamo, quanto farlo scuro o quanto farlo chiaro. Ok, e quindi qua vedrete più o meno il colore che state selezionando. Vedete, se io vado più sullo scuro, quindi sul viola scuro, effettivamente questo è diventato molto più scuro. Ok, questo era il colore che c'era prima e questo è il colore che io voglio adesso, per cui magari lo faccio un pochino più chiaro, questa sorta di lilla. Do l'ok. E a questo punto vedete che qua è comparso il viola, quindi se io adesso provo a disegnare, disegno in viola. Ok? Questo lo potete fare per tutti i colori, quindi se ad esempio io voglio il nero, cioè voglio cambiare il colore nero, posso decidere di mettere tipo, non so, un rosso magari un pochino più acceso, così, ad esempio, ok? E a questo punto qua avrò il rosso. Qua ci sono il nero e il bianco. Se voi schiacciate sul nero e il bianco, vedete, si ricompaiono, cioè ricompaiono, diciamo, i colori, quelli non sono i colori primari, ovviamente, i colori primari sono rosso, blu e giallo, ma il nero e il bianco. E a questo punto potete andare poi a cambiargli il colore. Ok, e qua è di nuovo rosso. A questo punto che abbiamo giocato un po' con le palette dei colori, eccetera, vi avevo fatto vedere che con il tasto destro effettivamente ci sono un po' di pennelli, di matite, eccetera. In realtà, se volete una gamma superiore, quindi vo ne volete molti di questo punto, vabbè, teniamoci questi per ora, poi capirò perché nel frattempo. Allora, a questo punto. L'altra cosa importante è l'opacità e la dimensione. Vi faccio vedere prima la dimensione, quindi voi vedete che adesso diciamo il tratto è di questa dimensione qua. Se io volessi una dimensione maggiore, adesso diventa enorme. Poi posso ovviamente farlo più piccolo oppure più grande ancora. L'opacità, voi vedete che adesso questo è un bel rosso acceso. Se io abbasso l'opacità, questo diventa un rosso un pochino meno intenso. Ok? Se voi rimettete, schiacciate su questo pulsante che si chiama ricarica preimpostazioni originali, vi rimette il cursore nella stessa dimensione e nella stessa opacità come era all'inizio. Ok? A questo punto io direi che abbiamo pasticciato abbastanza questo disegno, quindi possiamo magari salvarlo, così vi faccio vedere gli altri bottoni interessanti. Quindi facciamo File, Salva come. A questo punto, allora, ci sono due cose da tenere a mente. Questo è veramente importante, quindi vi chiedo di fare come dire, la massima attenzione. Allora, la prima cosa qua dovreste comparire su questo PC Immagini. Potete decidere di salvarlo dove volete, quindi potete salvarlo sul desktop, potete salvarlo su una chiavetta, potete salvarlo in un'altra cartella. Io direi che per ora possiamo lasciare queste impostazioni, quindi questo PC immagini. Allora, innanzitutto dobbiamo dare un nome al file, quindi vabbè, io non ho mai troppa fantasia, vedrete che ho chiamato uno prova 2, a questo punto chiamiamolo prova 3, prova 3. Prova 3. A questo punto, importantissimo. Se noi lo salviamo come documento CRITA, quindi vuol dire che io faccio solo salva e non modifico nulla, io quando lo riapro, e adesso magari poi vi faccio vedere, quando lo riapro, riapro questo progetto qua e posso continuare a dipingere, disegnare, colorare, eccetera. Se invece voglio salvarlo come immagine, quindi a quel punto non lo posso più modificare,
lo salvo, lo posso salvare ad esempio come JPEG, ok? Dato che noi non vogliamo continuare a modificarlo, a questo punto io direi di salvarlo come documento CRITA, quindi facciamo salva. Lui è stato salvato, ok? E a questo punto, se qua chiudo, posso creare un nuovo file e vedrete che qua è comparso il vostro prova 3 o comunque il file col nome che avete inventato. Potete essere assolutamente più creativi di me con i nomi perché io non sono super. Qua alle prova, 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 prova 2, prova 3, ho un sacco di prove, diciamo così. Allora, a questo punto io direi che possiamo. Vabbè, allora, vi faccio vedere intanto l'apri file e poi creiamo un ulteriore file in cui vi faccio vedere questi altri bottoni che sono veramente bellissimi, secondo me. Allora, se io faccio apri file, a questo punto lui dovrebbe aprirmi, diciamo, la cartella dove ho salvato i miei lavori. Vedete che questi qua, prova, prova 2, prova 3, hanno l'iconcina qua in basso a destra di Krita, mentre alle prova e solo prova non ce l'hanno. Perché? Perché questi qua sono effettivamente stati salvati come immagini, per cui io non li posso più modificare. Infatti, vedete, tipo elemento file JPEG. C'è scritto se posizionate solo il mouse sopra. Invece, se io mi posiziono qua su prova o prova 2 o prova 3, viene tipo Krita Image Document. Quindi, ad esempio, io posso decidere di aprire questo qua, faccio apri. E a questo punto, con un attimo di calma, esatto, lui mi riapre il disegno di prima. E a questo punto io posso decidere, ad esempio, di cancellare, questa in realtà è la gomma, e niente, quindi posso salvarlo così. A questo punto o lo salvo, o se per caso mi dimentico di salvarlo e provo a chiuderlo, quindi vedete, chiudi scheda, lui mi dirà: guarda che hai modificato, vuoi salvare le modifiche? Allora, vedete, il documento prova 3 è stato modificato, vuoi salvarlo? Allora qua dipende da voi. Se vogliamo salvare le modifiche che abbiamo fatto, schiacciamo sì. Se ci rendiamo conto che le modifiche che abbiamo fatto non le vogliamo salvare, facciamo no. Oppure annulla vuol dire che non stiamo facendo niente. Per cui io voglio chiudere la scheda salvando le modifiche, per cui faccio sì. Quindi lui adesso salva le modifiche e chiude il mio progetto. A questo punto proviamo a creare un nuovo documento. Prima l'abbiamo creato da qua, a questo punto proviamo a crearlo col primissimo bottone qua in alto a sinistra, quello che si chiama Crea un nuovo documento. Ok? Quindi noi schiacciamo qua, appare di nuovo questa finestra, noi diamo il Crea e a questo punto compare una schermata bianca, la schermata bianca che avevamo prima. Perfetto, allora a questo punto qua noi abbiamo la nostra matita, il rosso e il bianco. Allora volevo farvi vedere una cosa veramente carina, per cui se noi schiacciamo su questo pulsante qua, guardate cosa succede se io disegno da questa parte. Oh, vedete adesso, vabbè, io non sono proprio precisissimissima, dovrei migliorare, però effettivamente vedete che abbiamo un'immagine speculare. Questo lo possiamo fare anche diciamo sulla verticale, quindi qua così l'abbiamo fatto sull'orizzontale, questo sulla verticale. Per cui io se deseleziono l'altro e disegno ad esempio qua un cuore, bruttissimo cuore, però vabbè, verrà ribaltato dall'altra parte. Potete disegnare anche le stelline, le lune, tutto quello che volete, fare le scritte, eccetera. Se li selezionate entrambi, guardate cosa succede. Wow, e questo è pazzesco, perché vengono tipo su quattro quadranti. Questa cosa qua, in realtà, allora, se noi chiudiamo adesso e torniamo indietro, quindi cancelliamo un po' di roba perché sennò, ok, così abbiamo anche, se volete far ricomparire quello che abbiamo appena nascosto, diciamo così, basta andare avanti. Quindi magari vogliamo tenere i cuoricini e questi strani ghirigori. Allora, una cosa, allora, quindi solo per fare un attimo di recap. Allora, qua in alto a sinistra ci sono la creazione del nuovo file, c'è l'apri il documento esistente, un po' come se volessimo aprire cioè,
serve per aprire un documento che abbiamo già realizzato e che vogliamo continuare a modificare. Questo è per salvare le modifiche che stiamo facendo, questo è per tornare indietro, questo è per andare avanti. Qua è per cambiare velocemente il colore, quindi magari se voglio il bianco, diciamo bianco, rosso, nero, quindi qua conviene magari tenersi dei colori diversi dal bianco e nero. Questi sono un pochino più complicati, per cui, cioè, in senso, perché tu potresti voler modificare le varie impostazioni dei pennelli, delle matite, delle gomme, eccetera, però sono cose veramente un po' complicate, quindi io partirei dalle cose un pochino più facili, più divertenti. Poi qua c'è la gomma, questo per ora non ci interessa. Questo qua è ricarica le preimpostazioni originali, magari se noi abbiamo giocato tanto con l'opacità e la dimensione e vogliamo le impostazioni originali, basta schiacciare su questo pulsante qua. E qua in alto a destra ci sono il ribalta, diciamo, quello che lui chiama rispecchiamento orizzontale e rispecchiamento verticale. A questo punto partiamo qua a sinistra ci sono tantissimi bottoncini, non li vedremo tutti perché sono veramente, veramente tanti, però cominciamo a vedere almeno quelli più interessanti. Allora, innanzitutto possiamo scrivere dei testi, quindi se noi schiacciamo su testo, ci selezioniamo qua allora ve lo faccio rivedere con calma. Allora, torniamo indietro. Allora, io mi se seleziono la casellina T che sta per testo, ok? Quindi deve essere colorata di bluette. A questo punto decido che voglio mettere una scritta qua, quindi io col mouse tengo cioè punto con il mouse sul foglio, trascino per quanto voglio, nel senso per quanto sarà grossa la scritta. A questo punto lascio e si apre questa simpatica finestrella qua. Allora, innanzitutto cambiamo il colore perché rosso così non si vede niente. Qua di nuovo abbiamo la visualizzazione con un po' stramba, quindi io preferisco, ecco, mettere questa qua, ma questo è un mio gusto, quindi non potete tranquillamente modificarlo, tenerne una che vi piace di più. Lo mettiamo, che ne so, viola, ok, non so se si leggerà molto di più. A questo punto, scusatemi, possiamo cambiare la dimensione, quindi qua vi dà già un'anteprima, per cui noi vedremo questa cosa, cioè questa scritta qua, adesso magari la modifichiamo anche in una lingua che voi conosciate, questo è latino e penso che nessuno di voi abbia fatto ancora latino, e scriviamo qualcosa. Io, ad esempio, che sono sempre con poca fantasia, scrivo il mio nome, quindi direi che potete scrivere ognuno di voi il vostro nome. Qua si può cambiare anche il font e ce ne sono tantissimi veramente super belli, quindi cerchiamo di usarne uno almeno un pochino. Guardate questo mio, lo trovo veramente simpatico. Ok, facciamo salva e a questo punto, se noi chiudiamo, vedete che qua c'è il mio nome. A questo punto qua io lo posso spostare, vedete? Se io mi metto sopra, appare quella sorta di croce che mi serve per spostarlo, ok? Perfetto. A questo punto qua, che abbiamo visto il testo, un'altra cosa veramente molto molto interessante. Allora, l'altra cosa interessante è questo qua, che è la penna stilografica. Scusate, sì, che serve per fare tipo la calligrafia. Ed è stupenda, nel senso che, vabbè, sempre per la mia megalomania scriverò il mio nome, però guardate che bello. Potete scrivere come se fosse, vabbè, adesso ho scritto malissimo, però come se fosse una di quelle penne, diciamo, stilografiche, penso si chiamassero, dei tempi magari dei genitori o dei nonni che facevano tutte quelle scritte molto belle. Ovviamente potete cambiare il colore. È sparito il menu verticale a sinistra. Come hai fatto a farlo scomparire il menu a sinistra? Allora, tecnicamente, se voi andate sulla barra, allora, impostazioni, barre degli strumenti, mostrate,
pennelli, altro file. Provate magari configura varie degli strumenti, magari ritornate, ho visto che a qualcuno è scomparsa la barra. Se per caso così fosse, ecco, vedete, adesso non ci perderei troppo tempo purtroppo perché sennò non riusciamo a fare tutto, però effettivamente se voi andate su impostazioni, nella configura barre degli strumenti, barre degli strumenti mostrate, eccetera, ci sono tutte le varie barre che vi interessano e potete far ricomparire tutte le barre che vi siete persi tecnicamente, quindi azioni, filtro nuovo, eccetera. Boh, spero che riusciate a farlo ricomparire. Magari qualcuno in chat adesso vi dice esattamente come il mio sfondo è a quadretti. Ecco, allora, se lo sfondo è a quadretti vuol dire che probabilmente siete quindi sul background o cosa. Dovreste essere su un livello 1 o al massimo sul livello. Allora, per quelli che effettivamente hanno fatto scomparire tutto, facciamo una cosa. Voi, ok, allora andate in alto a destra. Adesso un attimo di attenzione solo per quelli a cui magari è scomparsa qualche icona, qualche barra, eccetera. In alto a destra c'è questo pulsante qua che si chiama spazio di lavoro. Se voi schiacciate su default. Default, dovrebbe ricomparirvi tutto, ok? Per cui io spero che adesso Giozone tu sia riuscito a far ricomparire. E questa barra come si chiama? Allora, fai una cosa con calma. Allora, per tutti quelli che hanno fatto scomparire le barre, basta andare in alto a destra ed effettivamente su spazi lavoro selezionate default. Invece, per quanto riguarda qualcuno mi ha scritto che il suo sfondo è a quadretti. Allora, facciamo così. Se per caso effettivamente fossimo su uno sfondo a quadretti e non è quello che vogliamo, allora noi creiamo un nuovo livello. Ve l'avrei fatto vedere tra poco, ma diciamo che ok, la barra è ricomparsa tutta la barra, perfetto. Vedo dai commenti che dovrebbero essere ricomparse le varie cose. Perfetto. Allora, per quanto riguarda ora è un attimo in figurati, sono contenta che vi sia ricomparsa la barra. Allora, qua sulla destra vedete che ci sono i livelli. Vi ho detto all'inizio che dovevate stare sul livello 1. Vedrete che se per caso qualcuno di voi effettivamente ha provato a scrivere col testo e con questo bottone della calligrafia, effettivamente è comparso un nuovo livello che si chiama livello vettoriale. Non è importante come si chiamano i livelli. Per quelli che effettivamente hanno come dire, lo sfondo a quadretti, eccetera. Io spero che adesso, se voi schiacciate su più, si crea un secondo livello. A questo punto qua voi potete disegnare. Effettivamente questo ve l'avrei voluto far vedere dopo. Mi dite se effettivamente avete ancora lo sfondo a quadretti, perché mi sembra strano, nel senso che. Ecco, magari per chi ha lo sfondo a quadretti, magari provi a ricreare un nuovo documento, come abbiamo visto prima, dal Crea, qua. Quindi chiudendo quello che magari stava facendo, prova a ricreare un nuovo documento, dando l'ok sul Crea della finestrella che vi si aprirà. E spero che effettivamente vi compaia. Abbiamo scaricato. Ok, è impossibile aprire il file. E qua magari lascio a Marco. Chiedo a Marco di aiutare magari chi sta avendo problemi. Niente, allora io andrei avanti a meno che non ci siano altri grossi problemi. Quella che si chiama Pippi Canzelunghe, se mi dici che cosa è successo e se è comparso lo sfondo bianco, magari. Io intanto magari vado avanti così intanto allora. Perfetto. Allora, stavamo dicendo di creare dei livelli, però la questione dei livelli magari vi faccio vedere esattamente come funziona tra pochissimo. Volevo ancora farvi vedere una cosa simpatica. Se non avete creato un secondo livello, riposizionatevi sul livello 1, quindi per tutti, posizioniamoci sul livello 1, qua sulla destra. A questo punto qua, quello che volevo farvi vedere è questo. Allora, qua ci sono
Lo strumento pennello a mano libera, che era quello che stavamo provando, ovviamente magari adesso provo a cambiarvi il colore perché sennò è tutto rosso, quindi magari lo facciamo di questo bel blu, ok? Ovviamente se io continuo a disegnare, dici, ma scusa, ma hai cambiato il blu, perché non usi il blu? Perché effettivamente, come vi ho detto all'inizio, il colore dominante è il rosso. Se io voglio che il colore dominante sia il blu, devo schiacciare su questa freccettina qua, ok? Per cui ora colorerò con il blu, perfetto. A questo punto qua è ricomparso, perfetto, sono super contenta. Stavamo dicendo, se io cambio appunto il colore, adesso colorerò in blu. Ovviamente si possono fare, allora, possiamo sia col tasto destro selezionare ad esempio, non so, questo pennello qua, e quindi sempre di blu disegnare con un'altra tipologia di pennello, se no è sempre lo stesso tratto. Altrimenti, ad esempio, qua c'è la riga, quindi ad esempio se io voglio fare una riga dritta con questo pennello, io seleziono sulla riga, che è questa qua, strumento di linea, scusatemi, ed effettivamente vedete che ho creato, non sono io con la mano fermissima, ma è il computer che mi aiuta, è Krita che mi aiuta a fare la riga dritta. Ad esempio, magari voglio fare un quadrato, magari lo facciamo di rosso, sempre con questo pennello. No, facciamolo magari giallo, così almeno risalta un po'. Questo, beh, giallo un po'. Ok, perfetto, quindi ovviamente abbiamo capito che se io voglio disegnare in giallo devo switchare dal blu al giallo, quindi così. Adesso voglio fare un bel quadratone giallo, sempre con questo pennello qua, quindi io comincio a disegnare il quadrato. Posso fare un quadrato grosso quanto voglio, ad esempio lo faccio così. Perfetto, quindi ora dovrebbe essersi creato un quadrato. Potete fare ovviamente i cerchi, potete fare delle spezzate, magari cambiamo di nuovo colore, gli mettiamo il verde, così. Verde, perfetto, ok. Facciamo di nuovo il change dei colori e ad esempio ok. Ops. Ok, se poi voi vi riunite con la spezzata, ah ecco sì, scusatemi, perché questo qua deve per forza essere una poligonale, quindi una roba che poi alla fine si chiude. Se io invece voglio qualcosa di aperto, per cui voglio solo fare, che ne so, il tetto a una ipotetica casa, faccio così, così, vabbè, in realtà effettivamente questo è di nuovo chiuso, però riesco a farvelo vedere correttamente, comunque così abbiamo fatto uno stranissimo tetto un po' storto, vabbè, premetto solennemente che non costruirò tetti. Ok, quindi abbiamo giocato un po' con i pennelli, in realtà ovviamente tutto quello che abbiamo fatto lo potete fare ad esempio con quest'altro pennello qua, con la matita, piuttosto che con, ci sono veramente tantissimi tantissimi altri pennelli. In realtà qua noi siamo su Eraser, però forse eccoli qua. Ci sono veramente tantissime cose, anche i timbrini, ci sono veramente tanti tanti tante tipologie di scrittura, cioè di pennelli di tratti diversi, per cui veramente qua, ecco, in basso scusate, nella barra a destra, in basso. Qua potete veramente divertirvi e provarli tutti, per cui Paint, ad esempio, vedete ci sono altri pennelli, piuttosto che Texture, qua ci sono ad esempio i timbrini, ecco, queste cose, questi qua sono bellissimi, adesso spero di avere un attimo il tempo per farvelo vedere, perché sono veramente, anzi ve li faccio vedere subito nel frattempo. Allora, però noi abbiamo ancora selezionato, allora noi dobbiamo tornare sul cursore effettivamente, quindi usciamo da qua. Perfetto, allora stavo dicendo, prima eravamo sul tipo lo strumento polilinea, eccetera. Per effettivamente utilizzare i nuovi stampini oppure quindi, o su, ad esempio, in Paint, no, ho sbagliato,
tipo su Paint qua ci sono vari pennelli, quindi per cambiare il pennello oppure quello che voglio farvi vedere adesso per fare i timbrini, questi qua vedete che hanno la forma a timbrino, ci sono tantissimi timbrini stupendi, sono anche quelli delle montagne. Io adesso prendo quello della montagna ad esempio e devo selezionare qua, è importante perché se no non lo vedrete, strumento pennello a mano libera, ok? Quindi se io faccio così in realtà probabilmente funziona lo stesso, ma meglio se stiamo sullo strumento questo qua, ok? Per cui guardate che queste sono le montagne, purtroppo adesso non si vede molto, magari gli cambiamo il colore nel nero, ok? E a seconda di quanto schiacciate, magari se le schiacciate più diventano più scure, quindi potete fare la profondità, eccetera. Poi, ad esempio, beh, oltre ai cuoricini che magari piacciono più alle fanciulle, non lo so. Poi c'è ad esempio questo che può sembrare tipo l'erba, per cui magari lo fate di verde e fingiamo di fare l'erba, che era un po' il disegno che avevo fatto vedere stamattina quando abbiamo iniziato. Per cui niente, allora, qua abbiamo visto un po' di cose. L'ultima cosa che voglio farvi vedere, poi vi spiego meglio i livelli, è quest'ultimo pennello qua, che in realtà è fortissimo, però conviene magari creare un nuovo file, quindi vuoi salvarlo? Sì. A questo punto qua, ecco, allora, chiudiamo un secondo. Forse l'abbiamo già visto prima, comincio a dimenticarmi i pezzi. Allora. Vabbè, rifacciamo più di scheda, tanto repetita Juventus, nel senso che ripetervi le cose conviene. Per cui vuoi salvarlo? Sì, a questo punto mi chiede un nome e a questo punto continuiamo lo stesso trend, prova 4, salva. A questo punto vedete, lui l'ha salvato e lo chiude. Quello che volevo fare è un nuovo file crea. Dovrebbe ricomparire di nuovo, perfetto, il nostro foglio bianco con il livello 1. Lui ovviamente ora è ancora sul timbrino, eccetera. Magari torniamo sulla matita, quindi tasto destro, prendiamo la matita, quindi a questo punto vedete è anche cambiato il cursore. Anzi, facciamolo magari con un pennello che rende di più. Se voi schiacciate su questa icona qua, quindi tutto a sinistra, strumento multipennello, guardate che robe bellissime che vengono. Io sto andando assolutamente a caso, però vedete che si formano queste cose multiline, cioè io le trovo veramente bellissime, sono tornata bambina anch'io, quindi e potete farle con tantissimi colori diversi, per cui non lo so, ad esempio qua, ok, lo facciamo rosso, magari riduciamo un po'. Wow. Voi fate delle cose, cioè potete fare delle cose veramente bellissime. Allora, in realtà l'ultimissima cosa che voglio spiegarvi, purtroppo ci sono talmente tante cose super belle che si possono fare che il tempo è già passato, effettivamente già mezzogiorno e un quarto, sono stata un po' prolissa, scusatemi. Allora, l'ultima cosa che voglio farvi vedere, importante, che abbiamo già visto prima, è la questione dei livelli. Allora, livello 1, allora intanto potete cambiare i nomi, quindi se voi cliccate due volte sulla scritta del livello potete cambiargli il nome, quindi ad esempio chiamarlo Fiore, e quindi questo è il fiore iniziale, ok? A questo punto date l'invio, poi io potrei ad esempio creare un secondo livello, quindi io creo un secondo livello schiacciando qua sul più e lo chiamo ad esempio Fiore 2. Ok, do l'invio. A questo punto qua io posso disegnare e può sembrare, magari arriva il mio fratellino piccolo, non ce l'abbiate con i fratellini piccoli, io ne ho due addirittura, quindi un fratellino e una sorellina. Comunque, a questo punto qua magari arriva il fratellino per farmi un dispetto, o la sorellina, perché possono essere dispettose anche le sorelline, e con un verde orribile di questo verde qua vi... brutto verde, vabbè, questo in realtà è carino, comunque... Decide di non so, di pasticciarvi il vostro disegno.
Voi tornate dal bagno e dite: no, cosa è successo? È bruttissimo, eccetera. Fortunatamente il fratellino l'ha fatto su un altro livello, quindi se io posso cancellare questo livello qua, ok? E questo livello qua, facendo rimuovi livello, quindi quando lo rimuoverò, voi vedrete che il verde scompare. Ta-da! Allora, ci sono veramente tantissimissime cose da fare, magari potremmo fare, che ne so, un'altra lezioncina, un altro incontro. Io spero di essere stata abbastanza chiara, e di non avervi annoiato. Ora sono in chat, quindi guardo le domande, per cui se avete domande, questo è proprio il momento per farlo. Intanto spero che siate riusciti comunque a seguirmi e a risolvere i problemi che qualcuno di voi ha avuto durante quest'oretta insieme. Io a questo punto aspetto magari le vostre domande e non so se magari guardare in alto se c'era qualcosa. Direi che dato che mi avete scritto in tantissimi, forse è meglio se per caso qualcuno appunto ha qualche domanda, qualche curiosità da chiedere, magari può scrivermi adesso, ecco. Grazie a chi mi sta facendo i complimenti. Spero veramente che vi sia piaciuto. Comunque potete fare tantissime cose. Cioè, io che ho scoperto questi timbrini, mi dici come si crea il multipennello? Certo, allora il multipennello è qua sulla sinistra. Vedete questa barra qua? E questo qui. Strumento multipennello. Ovviamente a seconda del pennello da cui partite, quindi se voi fate tasto destro, qua potete cambiare pennello. Ad esempio, non so, proviamo questo qui che è probabilmente più un acquerello verde. Se io faccio il multilinea, vedete che fa robe ancora diverse. Quindi a seconda del pennello, della matita che avete selezionato. Il colore dominante, certo. Allora, come si crea un nuovo livello? Mi sono detto grazie, possiamo fare un'altra lezione, lo spero anch'io. Allora, quindi spero che intanto si sia capito la questione del multi pennello. Per quanto riguarda, allora vado un attimo in ordine. Come si crea un nuovo livello? Perfetto. Allora, il nuovo livello si crea qua invece sulla destra. Quindi sulla destra qui vedete c'è il segno del più, voi schiacciate sul più e si crea il livello 3. Poi, se schiacciate sul livello, potete ovviamente cambiarlo di nome, quindi chiamarlo appunto Fiore 2, come l'abbiamo chiamato prima, e a questo punto potete disegnarci sopra. In realtà serve per fare tantissime, cioè i vari livelli servono per fare tante cose. Ad esempio, per quelli che ci sono già dall'inizio, la casetta con il prato, il cielo, eccetera, erano tutti livelli diversi, perché magari io a un certo punto decido che il cielo non lo voglio più azzurro azzurro, ma lo voglio grigio, e quindi posso cambiare solo il colore di quel livello e non dover andarmi a colorare pezzetto per pezzetto. Ok, allora, poi il colore dominante. Allora, il colore dominante è molto semplicemente a seconda dei colori che sono qua. Quindi ad esempio io qua ho il bianco e il verde. Il colore dominante, quindi quello con cui coloro, è quello in alto a sinistra. Se io, vabbè, adesso il bianco non è molto, molto credibile come colore, cioè non vedreste niente. Adesso ho il verde e il rosso. Se io adesso volessi colorare di rosso, devo cambiare i colori. Per cui per far diventare dominante, e per me dominante è solo quello con cui sto colorando, il rosso, basta schiacciare su questa freccettina qui, vedete? Se lo schiacciate si alternano i colori, quindi ora disegno di rosso. Il colore dominante, perfetto. Allora, purtroppo non sono riuscita a scaricare l'applicazione, ma abbiamo visto il diretto ed è stata molto interessante e chiaro. Bene, sono contenta. Allora, per quanto riguarda i livelli, non ho capito cosa cambia e a che cosa servono. Allora, sì, effettivamente così è un po' di... Allora, i livelli diciamo che servono per... come dire, organizzare il progetto su livelli diversi. E tu dirai, ok, sì, e questo va bene. Perché puoi fare questo? Perché effettivamente, adesso purtroppo non abbiamo visto tutte le potenzialità di Krita, però effettivamente tu ad esempio puoi considerare creare un oggetto, quindi un'immagine, un disegno, un pezzo di disegno per ogni livello, e a quel punto puoi considerarlo come se fosse singolo. Quindi magari tu decidi che a un certo punto, non so, adesso vi faccio vedere ad esempio il documento. Sì, va bene. Allora, prova 4, salva. Se sostituire il file, sì, va bene, non c'è problema. Allora, volevo farvi ad esempio questo qua.
che adesso apro, vedete che il sole è diventato arancione. In realtà questo sole qua è quello che io avevo chiamato, vediamo se riesco, vabbè, coppia di sole, che è questo qua arancione. Quindi il sole è quello giallo, coppia di sole è quello arancione. Se ad esempio io decidessi che adesso il sole lo voglio far diventare, non lo so, un colore strano, viola ad esempio, perché mi piace il sole viola, come faccio a farlo colorare? Voi non posso mica andare pezzetto per pezzetto a colorarlo perché divento scema, non diventerà mai viola. Allora cosa faccio? Purtroppo non ve l'ho mostrato, ma se io schiaccio su questo qua, che è lo strumento di riempimento, e adesso schiaccio qui, voi direte, oddio, adesso diventa tutto viola, invece guardate cosa succede. Ecco, no, ho sbagliato. Coppia di sole, vabbè, doveva succedere che invece il sole diventava viola. Adesso non so perché sia diventato il coppia di sole e il sole. Vabbè, proviamo col sole, non so cosa sia successo. Comunque, facciamo con il verde, quindi vogliamo che il sole diventi verde. E a questo punto, però se non lo, allora torniamo indietro, scusatemi. Se io non seleziono il colore verde, effettivamente, ta-da! Allora, purtroppo non so cos'era selezionato prima, però tecnicamente vedete che si è colorato di verde solo il sole. Il verde che c'era qua c'era già. Io posso colorare solo di verde il sole come vi ho fatto vedere. Quindi i livelli, spero che sia stato abbastanza chiaro, i livelli servono, diciamo, per considerare ogni oggetto che faccio come singolo e quindi poi decidere di cambiargli colore, cambiargli forma, piuttosto che Nausica. Allora, non riusciamo più a cambiare strumento. Prova a fare tasto destro che si ricompare questa rotella qua e magari a schiacciare su matita piuttosto che su un altro degli esempi. Allora, si possono aggiungere le foto? Assolutamente sì. Infatti, vedete, qua c'è immagine, per cui in realtà si possono, aspettate, impostazioni, filtri, allora, immagine. Allora, in realtà non l'ho provato onestamente parlando, quindi non strumenti, finestre. Allora, sono certa che si possano aggiungere le foto. In questo momento non lo trovo, però magari potrebbe essere uno spunto per la prossima lezione, vedere un po', perché effettivamente questo strumento viene utilizzato anche per editare le immagini. Quindi sì, spero di sì. Non riusciamo a cambiare lo strumento. Provate a selezionare. Leggo che forse qualcuno non riesce ancora a cambiare lo strumento. Allora, o tasto destro e provate a selezionarne uno nuovo, oppure non so cosa sta succedendo, quindi magari provate a scrivermi esattamente qual è il problema. Provate magari a selezionare effettivamente qua il strumento pennello a mano libera, perché magari rimane selezionato, che ne so, sulla gomma piuttosto che sullo stampino, eccetera, ed effettivamente sembra di non riuscire a cambiarlo. Quindi lo strumento lo potete o modificare da qua nel menu a tendina che potete scegliere, cioè dal menu a tendina potete trovare tantissime cose super interessanti. Poi vi dico, ho cominciato anche ad usarlo un po' in questi giorni, quasi per la prima volta, e ci sono tantissime cose da fare, quindi la cosa più bella è anche proprio provare, toccare, cambiare. Poi se create tanti livelli, almeno se fate qualche cosa non tanto bella, poi cancellate il livello e ricominciate da qua. Va bene, allora io spero di aver risposto più o meno a tutti, ringrazio quelli che mi stanno scrivendo e niente, io vi auguro un buon sabato e almeno c'è il sole, almeno qua a Torino c'è un bellissimo sole, quindi non so cosa farete, però adesso avete appunto questo nuovo strumento e potete veramente fare tantissimi disegni stupendi. Quando ero piccola io c'era Paint, ma questo è tipo un Paint a livello proprio, probabilmente i vostri genitori di Paint se lo ricordano. E niente, eravamo con lo strumento allora, eravamo con lo strumento di selezione del contorno, quindi avete usato tipo questo qua, questa roba qua. Ah, sì, ecco, importantissimo. Allora, effettivamente, per quelli che magari hanno, non so, hanno utilizzato lo strumento di selezione, mi sono resa conto che effettivamente se anche tu schiacci altre cose, lo strumento di selezione rimane. Allora, basta andare su Seleziona e schiacciare Deseleziona. E a questo punto potete ricominciare a disegnare, colorare, fare cose ed effettivamente si sposta cioè viene cambiato come si chiama? Pennello piuttosto che lo strumento.
Allora, qua mi chiede quando è la prossima lezione. Allora, per i bimbi dai 7 ai 10 anni, quindi come questa, è il prossimo sabato, sempre alla stessa ora. Però non posso farvi nessuno spoiler su che cosa faremo la prossima volta. E invece per quelli un po' più grandicelli è questo giovedì alle 5 e mezza, però controllate sul sito che tanto viene sempre aggiornato con quello che facciamo e contattate Scilla nel caso. Io a questo punto direi che posso salutarvi, vi mando un grossissimo bacio, spero che la mia prima esperienza da YouTuber sia stata, diciamo, decente, ecco. E vi ringrazio di essere rimasti con me fino alla fine e niente, un bacio a tutti e saluti alle vostre famiglie. Ciao ragazzi, ciao!